DS Cattleya l'Immortale torna sugli schermi, Marco. Una storia importante, una storia forte, una storia che racconta una Napoli un poco diversa da quella che noi stessi immaginiamo, un film da vedere, ricco anche di aspetti poetici e di un importante messaggio sociologico, come sentirete fra poco. Qui davanti, ragazzi, vi prego di alzarvi e farvi vedere. Marianna Robusta e Ivo Cogentano, la piccola Andrea, la luce proprio la mattina sono insieme a me i protagonisti, ma io credo che sia la storia dell'umanità. Hanno avuto detrattori in vita: Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Bertolt Brecht. Ci sono scienziati, pittori, autori che hanno visto la loro vita esiliata e sono stati capiti tanto tempo dopo. Credo che sia la storia dell'umanità e forse anche un bene che ci sia un confliggere rispetto a certi temi. L'importante secondo me è che le riflessioni nascano da un pensiero onesto, indipendente, scevro, come dire, da condizionamenti, poi ciascuno è libero di pensare come crede. Se qualcuno vuole dire che Gomorra è Napoli e che solo a Napoli esistono delle associazioni criminali, è libero di pensarlo. Si sveglierà magari tra 10 anni e si accorgerà che a qualsiasi latitudine del mondo è così. Per questo Gomorra è diventato un progetto internazionale venduto in quasi 200 paesi nel mondo, perché ciascun cittadino a qualsiasi latitudine del mondo ha fatto i conti con un fenomeno che riconosce proprio. Quindi io considero il lavoro di Roberto e di Matteo, anche Garone dopo con il film, e lo straordinario racconto epico che, come diceva Riccardo, è riuscito a fare Cattleya, un regalo non solo per le coscienze, ma anche, lasciatemelo dire, per gli occhi, perché poi lui faceva televisione e cinema. Da una parte non mandiamo messaggi, ma dall'altra c'è chi dovrebbe essere molto più di noi deputato all'amministrazione della collettività. Innanzitutto, tutti i lavori teatrali, cinematografici hanno sempre un messaggio sociologico, lo contengono. Volevo chiedere a voi se siete soddisfatti e se pensate di essere riusciti a trasmetterlo, mentre invece a Marco volevo chiedere un'altra cosa. Fai questo personaggio da un bel po' di tempo, se in qualche modo ha influenzato, se ti è capitato di reagire in qualche situazione critica proprio da personaggio più che da Marco. Semplicemente io ho generato un'ossessione rispetto a questo personaggio, ma che è solo artistica e narrativa, perché, lo ripeto, del libitum, lo stimolo deve essere a seconda dei punti di vista da cui l'ho osservato, una vetta, un abisso, mi ci sono perso dentro, sono annegato con lui, ho provato a risalire, l'ho odiato, l'ho amato, l'ho compreso, ma ha insegnato anche a non giudicare, perché avevo molti pregiudizi rispetto a un certo tipo di esistenza, invece ho capito, e in questo, come dire, anche affrontando il percorso del bambino Ciro, ho capito che la vita è fatta di possibilità. Io le ho avute, non sono mio merito, sono un'eredità raccolta, Ciro no, e questo segna uno spartiacque tra un certo tipo di esseri umani e gli altri. Nel gruppo di discussione artistica un riflesso indiretto dal punto di vista sociologico, non sono articoli di giornale o saggi, no? Lavorano più sull'inconscio, insomma, sul profondo. Però penso che questo film una cosa la dica, e dice anche, diciamo, proprio dal punto di vista sociologico, e dice quanta attenzione dobbiamo portare al mondo dell'infanzia, della scuola, dell'ambiente in cui crescono i bambini, perché si capisce proprio in modo, proprio una cosa che credo veramente che sia riuscita benissimo, questo rapporto tra il passato e il presente, come dei bambini normali, come tutti i bambini, che diventano un processo che può rendere dei mostri. Però è proprio la mancanza della nostra attenzione a questo. Questo credo effettivamente sia, a me non piace per niente, sono sempre l'idea di quello che dice: se vuoi mandare un messaggio, manda il telegramma. Sei un grande. Però credo che invece qui sia un grande, questo messaggio ce l'abbia.